A Parete, in provincia di Caserta, le indagini proseguono serrate. Da giorni i carabinieri ascoltano i testimoni e guardano i filmati delle telecamere di sicurezza. In quei fotogrammi potrebbe nascondersi la verità su quanto accaduto il giorno della vigilia di Natale, quando un ragazzo di 14 anni è stato colpito da un proiettile vagante mentre passeggiava con gli amici per le vie del centro. All'improvviso abbiamo sentito gridare una ragazza, dice c'è un ragazzo a terra, quindi siamo accorsi immediatamente pensando che questo ragazzo avesse perso i sensi, perché al primo impatto il sangue non si era visto. Poi nel momento in cui abbiamo visto questa fuoriuscita di sangue, ci siamo prestati a prendere il ghiaccio, insomma a soccorrere il ragazzo. Il ragazzo praticamente era cosciente fino a che non è arrivata l'autoambulanza. Un proiettile lo ha colpito alla testa, mentre un altro lo ha solo sfiorato. Il primo è stato consegnato agli inquirenti dai medici che lo hanno estratto dalla scatola cranica. L'altro invece è stato trovato in terra sul luogo dell'incidente. Non si sa chi abbia sparato e perché lo abbia fatto. Forse una mano inesperta ha premuto il grilletto per gioco, forse è partito da un balcone che affaccia sulla via. Al momento gli unici punti fermi dell'inchiesta sono i due bossoli. L'esame balistico previsto nelle prossime ore potrebbe fornire qualche elemento in più all'indagine. Intanto il 14enne rimane aggrappato alla vita, in coma farmacologico all'ospedale di Caserta. Intorno a lui, familiari e amici provano a dargli forza. Ieri i suoi compagni di calcio hanno organizzato una fiaccolata nel campo da gioco della scuola. Lo aspettano su quello stesso campo, hanno detto, per allenarsi insieme, come hanno sempre fatto. Parete non è questo, anzi, siamo una comunità molto tranquilla. Viviamo anche con disagio questi momenti in cui viene colpito uno della nostra comunità. Penso in questo momento ai genitori, a Luigi stesso che comunque frequentava la nostra parrocchia. Credo che possa interpretare anche il pensiero dei miei concittadini, essendo pure io di Parete, oltre che parroco di questa parrocchia. Stiamo vivendo con disagio dei momenti veramente brutti, che non ci aspettavamo. Molte volte senti parlare di queste cose, sembra così lontano e molto distante da noi. Quando si è colpiti ti rendi conto che purtroppo la realtà è questa, ma noi vogliamo essere altro, vogliamo essere una comunità accogliente come lo siamo sempre, una comunità che vive di lavoro, vive veramente di essere uniti come famiglie che vogliono crescere nella fede. Vogliamo vivere con speranza un futuro migliore anche per i nostri ragazzi, dare loro una speranza di vita, ma soprattutto un esempio di come si può vivere bene il proprio essere cittadini e il proprio essere anche cristiani. È stato battezzato da me e frequenta la parrocchia. Stiamo veramente chiedendo al Signore che ce lo restituisca sano e salvo.